A Dante a Napoli, perché stiamo manifestando sostanzialmente per due rivendicazioni: per avere tamponi gratuiti e per avere mascherine gratuite. Sono ormai 2 anni che siamo entrati nella pandemia. Sono 2 anni che dai governi, prima il governo Conte 2 e oggi il governo dei migliori, cosiddetti migliori, ci dicono che andrà tutto bene, che dobbiamo affidarci a loro, ma sono 2 anni che non succede nulla. Il tracciamento è saltato, significa che i contatti non vengono più tracciati. Questo non da oggi, questo già succedeva prima, l'abbiamo sempre denunciato, e sono 2 anni che anche alcuni virologi sostengono che l'unico modo per riuscire a uscire dalla pandemia è quello di tracciare non appena insorgono i contagi. Quello che non è stato fatto in questo paese, non è stato fatto un mese fa, non è stato fatto 2 mesi fa, non è stato fatto un anno fa, non è stato fatto 2 anni fa, eppure lo sappiamo tutti che è la cosa che andrebbe fatta. Oggi siamo un paese in cui viene effettuato 1 milione di tamponi al giorno, che sono a carico della popolazione, sono a carico di ogni singolo cittadino. Con i nuovi provvedimenti del governo si impone l'uso della FFP2 in tantissimi luoghi. Bene, noi siamo di quelli che dicono che le mascherine vanno usate, che i vaccini vanno accompagnati al distanziamento, ad una serie di misure come appunto l'uso della mascherina. Ma non è pensabile che l'FFP2, il costo dell'FFP2 venga scaricato sulla popolazione. Sono misure per tutelare la salute pubblica, e allora è il pubblico che deve farsene carico. Soprattutto sui posti di lavoro non è pensabile che un dispositivo di protezione individuale come la mascherina sia a carico del lavoratore e della lavoratrice, deve essere a carico dell'imprenditore, esattamente come a carico dell'imprenditore sono gli altri DP, che possono essere il caschetto oppure le scarpe protettive. Tutte devono essere a carico dell'imprenditore. Ma noi oggi siamo in piazza anche per dire un'altra cosa, che è fallita completamente la strategia del governo. Questo governo, ricordiamocelo, è arrivato a febbraio del 2021 dicendo che avrebbe risolto il problema della pandemia. È un governo di scopo per certi versi. Il primo problema da affrontare era la pandemia. Ci troviamo a meno di un anno dall'insediamento con il crollo di qualsiasi strategia. I vaccini in questo paese stanno funzionando perché la popolazione si sta vaccinando senza che ci sia un intervento vero da parte del governo, ma tutte le altre misure di carattere logistico, di carattere organizzativo, le campagne di informazione sono crollate, sono squagliate come neve al sole. Non abbiamo sostanzialmente nessuna risposta seria da parte di questo governo, e non serviva onestamente il governo dei migliori per fare le stesse cose che avevano già fatto i governi peggiori precedentemente. Qui è saltato tutto. Se si vanno a vedere le farmacie, ci sono delle file interminabili davanti a ogni farmacia. Ci sono contagi su contagi, e anche gli ultimi provvedimenti, come l'eliminazione della quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, significa una sola cosa: significa mettere davanti il mondo dell'economia e dei profitti dinanzi alla salute dei lavoratori, perché non c'è nessuna evidenza scientifica che permetta di eliminare la quarantena del tutto. La questione è: noi dobbiamo mettere la salute davanti a qualsiasi altro tipo di interesse e non i profitti. Da qualche giorno si torna a parlare di lavoratori essenziali in questo paese, è un'espressione che abbiamo sentito per la prima volta nel marzo del 2020, quando una serie di categorie di lavoratori, quelli della sanità, quelli dei trasporti, ma anche le cassiere dei supermercati, per esempio, sono state considerate essenziali. La questione è: essenziali per chi e a quale costo? Perché oggi tornano questi lavoratori essenziali, improvvisamente ritornano ad essere fondamentali per le sorti del paese. Peccato che tra il marzo del 2020 e il dicembre del 2021 i governi si siano dimenticati completamente di questi lavoratori. Non ci sono stati aumenti dei contratti, non ci sono state stabilizzazioni. Oggi si salta di nuovo il sistema di tracciamento, e anche perché rispetto a un anno fa, quando avevamo 14.900 dipendenti che si occupavano del tracciamento, oggi ne abbiamo 11.200, circa 3.600 in meno. Vuol dire che non siamo andati meglio, vuol dire che non siamo andati avanti, ma siamo andati indietro. Nell'Atla di Avellino, quando è cominciata la campagna per la terza dose, per 10 giorni non era possibile prenotarsi, e non perché mancassero i vaccini, ma perché mancavano 60 lavoratori a cui non erano stati rinnovati i contratti. Questo è il rafforzamento della sanità pubblica e territoriale che ha messo in campo questo governo, come il governo Conte 2, cioè nessun miglioramento della salute pubblica e della sanità territoriale. È un altro esempio: si è tanto parlato dell'importanza dei medici di base. A parte Giorgetti, che prima della pandemia diceva che il medico di base era quello che ti faceva semplicemente la prescrizione e ormai non serviva più. Con la pandemia invece tutti, spero anche Giorgetti, hanno capito che invece il medico di base è essenziale nel funzionamento del sistema sanitario. Non c'è stato nessun rafforzamento della medicina territoriale dei medici di base, anzi ci sono regioni come il Piemonte in cui il numero di pazienti per ogni medico di base è aumentato, si è passati da 1500 a 1800 pazienti. Ora voi mi dovete dire come fa un medico di base a seguire, soprattutto in una fase come questa, in cui le telefonate abbondano, in cui
tutti sono preoccupati per la salute propria e dei propri cari, come fa a seguire 1800 persone? Questo è un sistema che va riformato e va cambiato alla radice. In 2 anni si potevano fare tante cose e non è stato fatto nulla. Ci avevano detto che avrebbero reinvestito in una sanità di prossimità, significa presidi sanitari territoriali. Nella città in cui ci troviamo stamattina, Napoli, sono chiusi ospedali su ospedali. Prima della pandemia venivano chiusi, penso all'ospedale San Gennaro, che sta a poche centinaia di metri da qua a Piazza Dante, e penso ad ospedali che sono stati chiusi durante la pandemia, come il San Giovanni Bosco, che è stato dedicato unicamente al Covid e che oggi non è del tutto riaperto. Ecco, questo è il sistema che hanno costruito i governi di questo paese nei 2 anni di pandemia. Noi oggi siamo qui per rivendicare tamponi gratuiti, per rivendicare mascherine gratuite e per rivendicare una campagna vaccinale che sappia arrivare a fondo. Che significa questo? Significa che non c'è nessuna evidenza che l'obbligo, che il costringere la popolazione porti ad un aumento dei vaccini. Quello che porta a un aumento del tasso di vaccinazione è un'informazione corretta e aprire anche ad altri vaccini, perché non si capisce per quale motivo oggi, in cui la popolazione pediatrica è particolarmente colpita dalla variante Omicron e purtroppo i bambini stanno anche cominciando, o meglio, in numeri più grandi rispetto a prima, stanno andando anche in ospedale e qualcuno se la sta vedendo brutta, non si capisce per quale motivo l'AIFA non autorizzi, l'AIFA che è l'autorità, diciamo, italiana per i farmaci, non autorizzi per uso di emergenza o non avvii gli studi clinici su dei prodotti come il Soberana 02, che è il vaccino cubano proteico, che quindi conferisce maggiore sicurezza a tanta parte della popolazione, perché non autorizzi l'uso per emergenza del Soberana 2 nella popolazione pediatrica tra i 2 e i 5 anni, che oggi viene colpita dal virus ma non è coperta da nessun vaccino, perché purtroppo nemmeno il vaccino Pfizer e BioNTech ha superato tutti i trial per questa fascia di popolazione. E poi ci serve un'altra cosa, perché questa variante Omicron inizialmente è stata chiamata con espressione assai razzista variante africana, variante sudafricana. Quello che ci dice però questa variante è che fino a quando noi non riusciremo a vaccinare l'intera popolazione mondiale, noi da questa pandemia non ne usciremo. Non bastano i programmi caritatevoli, anche perché sapete cosa stiamo facendo? Noi stiamo spedendo dosi quasi scadute ai governi africani. 1.300.000 dosi quasi scadute sono state spedite al governo del Congo, ad esempio, ultimamente. Sono dosi che non potranno essere utilizzate nella stragrande maggioranza dei casi e quindi andranno buttate. Non è con la carità che si risolve il problema, si risolve con la giustizia sociale, che nel caso specifico significa eliminazione dei brevetti, distribuzione del know-how e della tecnologia affinché anche nei paesi del continente africano, dell'America Latina, dell'Asia si possano diffondere i vaccini, perché fino a quando non sarà protetta tutta la popolazione mondiale il virus continuerà a correre, continueranno a esserci nuove varianti e purtroppo c'è anche la possibilità che ci siano varianti più aggressive o che aggrediscono parti di popolazione che in questo momento erano meno toccate dal virus, come per appunto i bambini in questa fase. Questo è quello che il governo dovrebbe fare, invece da maggio in poi il governo Draghi, il governo dei migliori, non ha fatto nulla, anzi si è opposto all'eliminazione dei brevetti sui vaccini, mettendo a rischio la nostra salute per tutelare i profitti delle aziende di Big Pharma, che si oppongono perché vedrebbero crollare i propri profitti. Ne hanno già fatti tanti, tantissimi miliardi e miliardi di euro nel 2021 e nuovi miliardari profitti faranno nel 2022. È l'ora di dire basta, è l'ora di cambiare completamente il verso alla gestione della pandemia, come viene affrontata la pandemia. Il pubblico deve tutelare la salute pubblica, il privato deve essere messo da parte perché ha fallito miseramente nella gestione di questa pandemia. E anche sulla questione dei tamponi e delle mascherine non si capisce per quale motivo non si possa avere un'industria farmaceutica, un'industria delle biotecnologie che produca vaccini, ma che produca anche dispositivi medicali e macchinari elettromedicali, che possa tutelare la salute pubblica e che possa essere pubblica. Non è una cosa che fa semplicemente la Cina o che fa semplicemente Cuba, è una cosa che nel nostro continente, in paesi super liberali come l'Olanda e la Danimarca, esisteva fino alla metà degli anni 90. Poi a un certo punto si decide di distruggere l'industria pubblica. È qualcosa che si può fare, dipende dalla volontà politica. Fino a quando la volontà politica sarà quella di Draghi e compagni, avremo dei governi e una classe dirigente che preferisce tutelare gli interessi delle imprese, delle grandi multinazionali e non quella della popolazione. Questo è il disastro di fronte a cui ci troviamo, per cui oggi servono delle richieste, delle misure immediate, come per l'appunto FFP2 gratuite, tamponi gratuiti, e servono delle misure di medio-lungo periodo che possano finalmente farci uscire da questa pandemia.
Questo è quello che chiediamo noi oggi, qua stamattina a Napoli, e come Potere al Popolo stiamo chiedendo in queste settimane con forza in ogni sede, nelle piazze, nelle strade, nella comunicazione che cerchiamo di far arrivare all'esterno, per cui la richiesta è quella di far girare questi messaggi, di far girare questo minimo programma per uscire dalla pandemia e di non credere alle tante balle che dal governo Draghi continuano a dirci, perché onestamente non c'era bisogno del governo dei migliori per farci trovare in questo disastro. Unitevi a noi e cerchiamo di portare avanti la rivendicazione di base che la nostra salute viene prima dei profitti di qualcuno.